Il lusso regge la crisi anche per il settore automobilistico. I modelli Audi hanno trainato i profitti del gruppo Volkswagen, che nel primo trimestre dell'anno ha registrato un aumento degli utili del 10%, pari a 3,2 miliardi di euro, superando le previsioni degli analisti. Nel primo trimestre le vendite sono aumentate del 9,6%, a livello record di 2,6 milioni di unità. La presenza capillare del marchio tedesco in tutto il mondo gli ha consentito di bilanciare il calo delle vendite in alcune aree come l'Europa occidentale e meridionale. Fiat tiene invece grazie a Chrysler. Il gruppo nel primo trimestre ha registrato un utile netto di 379 miliardi di euro, ma escludendo il brand americano il segno si inverte. Fiat perde 5,7% dei ricavi e registra un utile netto in calo di 273 milioni di euro. Oltreoceano Chrysler ha registrato un'impennata delle vendite quadruplicando gli utili. I ricavi sono saliti del 25% e le vendite complessive sono aumentate del 33%. Per la prima volta Chrysler si è anche ritrovata leader di mercato in Canada.